Allora, Vanessa, quanti anni hai? 25. Quanti libri leggi? Vado un po' a periodi, se lavoro un po' più, lavoro un po' meno, dipende, però di solito una settimana riesco a ritagliare. Perché Dieci piccoli indiani di Agatha Christie è il tuo libro preferito? Allora, in realtà l'ho scoperto casualmente quando ero alle medie e l'ho riletto un sacco di volte dopo, no? E la cosa che mi piace tantissimo di questo libro è che ogni volta che finisco di leggerlo mi dimentico chi sia poi il colpevole, quindi ogni volta che lo leggo è come se fosse la prima volta. I gialli sono più o meno, diciamo, il mio genere preferito, gialli, thriller. Poi io non sono molto fissata sugli autori, nel senso non è che seguo proprio un autore, vado un po' più a sensazioni, nel senso che quando entro in libreria, vabbè, guardo un po' le copertine, magari il titolo, se mi piace, se non mi piace. E la cosa che di solito mi convince a comprarli è aprire l'ultima pagina e leggere l'ultima frase, sempre. Dicevi, leggi un libro a settimana, come scegli i tuoi libri? A sentimento. E cosa cerchi nella lettura di un libro? Sicuramente staccare la testa e insomma lasciare un po' tutto quello che è la vita fuori. Ritagliare il tempo per me, che non è una cosa facile, facendo sempre mille lavori e tutto, è una cosa un po' difficile, per cui sicuramente cerco tempo per me stessa. Meglio il libro o meglio il film? Libro, sempre. A chi lo consiglieresti questo libro? Sicuramente a ragazzini delle medie, nel senso che io l'ho scoperto alle medie e secondo me assolutamente utile, perché vabbè, ti mette sicuramente in moto il cervello, perché ci sono tante cose da scoprire e che comunque non capisci, quindi è anche bello provare a capire e tenere attiva la mente. Sì. L'ho comprato anche in inglese questo libro, però solo per averlo, non l'ho neanche mai aperto quello in inglese.